c'è DAS, un'associazione sportiva dilettantistica che nasce a Brindisi all'interno dell'azienda attualmente Avio Gruppo, ex Fiat Avio. E col nome CEDAS erano in qualche modo classificate tutte le attività sportive, ricreative, culturali in favore dei dipendenti del gruppo Fiat su tutto il territorio nazionale e mondiale, e in particolare, essendo lo stabilimento di Brindisi dell'allora Fiat Avio, appunto legato al gruppo Fiat, anche a Brindisi nella fine degli anni 70 nasce questa associazione sportiva che, come dicevamo prima, nasce esclusivamente per favorire la pratica sportiva dei dipendenti del gruppo Fiat all'epoca. Così lo stabilimento Fiat fa un investimento importante nel territorio brindisino, in particolare realizza il centro su un terreno comunale, realizza il centro sportivo nel quale ci troviamo, un centro sportivo che è stato costruito nel 1978 e che da allora viene gestito dalla società CEDA Savio. Negli anni 80, grazie ad un contributo importante di alcuni dipendenti, questo centro sportivo apre le porte alla città. Avevano ritenuto infatti questi colleghi che era un peccato tenere un centro sportivo così importante in una città così povera di impiantistica sportiva, sarebbe stato un vero peccato continuare a tenere chiuso un centro sportivo così importante e così ben organizzato. Per cui nel corso degli anni, grazie ad alcuni dipendenti, si cominciano delle attività con le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, e si comincia a fare delle vere e proprie scuole sportive, in particolare scuola calcio, scuola tennis e scuola tennis tavolo, tutte attività che nel corso degli anni si sono consolidate fino a raggiungere risultati anche importanti nel campo dello sport dilettantistico brindisino, prima regionale, in qualche caso anche abbiamo avuto risultati di rilevanza nazionale. Il nostro credo, qui ai ragazzi ci teniamo ad insegnare i valori dello sport vero, quello che quando si raccontano le cronache degli sportivi famosi emerge sempre meno, che è quello del risultato, del rigore, della tenacia, della sofferenza e della caparbietà che bisogna mettere, e del rispetto degli altri, dei valori, degli educatori, dei più grandi, dei colleghi e dei compagni di squadra, tutti quei valori che oggi purtroppo vengono pubblicizzati sempre meno a favore di un risultato sportivo frutto di progetti, ma frutto esclusivamente di attività estemporanee. Tant'è vero che nel settore giovanile, in particolare questa città, in questo momento è limitata in moltissime, se non per quelle attività giovanili legate alle attività delle prime squadre, là dove ci sono prime squadre, in questo momento diciamo, parliamo di prima squadra nel campo del basket e del calcio, prime squadre cittadine, sono legate comunque ad attività estemporanee. Ogni anno si ripristinano i settori giovanili, ogni anno si butta a mare quello che era stato fatto negli anni precedenti, e quindi questa mancanza di continuità, di coerenza, di valori messi in campo fa sì che poi nel campo dei grandi il risultato raccolto dagli sportivi praticanti brindisini, che anche magari in campo giovanile si erano distinto, è veramente vicino allo zero. Noi siamo fieri, adesso parliamo un attimo di risultati delle nostre attività giovanili. Siamo fieri, l'anno scorso vi dico solamente, racconto solamente gli ultimi risultati, siamo fieri di aver dato nel giro di un anno e mezzo, una stagione e mezza, 10 ragazzi al settore, sto parlando di calcio, 10 ragazzi al settore giovanile del Lecce. Abbiamo dato, in questo momento c'è due ragazzi, un 94 cresciuto nel nostro vivaio, ha fatto tutto il settore giovanile nella nostra società, che in questo momento gioca con la Primavera del Lecce, un altro ragazzo che sta trascinando, è un 97, sta trascinando i giovanissimi del Lecce nel torneo nazionale, è stato anche selezionato per la nazionale di categoria. Insomma, ci sta dando grande soddisfazione, anche perché i ritorni che abbiamo sono che quando presentiamo dei ragazzi a livelli
importanti, passiamo ragazzi che sono già formati e abituati a lavorare in un certo modo, ecco, già pronti mentalmente a stare in certi circuiti, e questo è quello che ci fa onore, perché noi come dicevamo prima perseguiamo lo sport intanto come valore, come comportamento, e la parola campioni qui la usiamo poco, anzi per nulla, e intanto ci sforziamo di costruire persone che poi nel corso della vita siano abituati a affrontare e a gestire tutte le difficoltà che incontreranno lungo il loro cammino, che siano sportive o di altra natura. E abbiamo Giove, un ragazzino del 2001 che ha vinto il campionato regionale di tennis tavolo per la sua categoria e parteciperà alle fasi nazionali, e questo è un grande risultato, insomma risultati dovuti più che al contributo, diciamo un contributo sociale cittadino dovuto alla passione di un altro collega, Cosimo Montanaro, che da tanti anni ormai segue con passione, è troppo riduttivo, con troppa passione, ma è troppo riduttivo. Ha fatto il progetto della sua vita nel introdurre alla disciplina del tennis tavolo una vasta gamma di ragazzini brindisini, è riuscito a portare il tennis tavolo nelle scuole, e solo noi sappiamo quanta fatica ha dovuto fare per raggiungere questi risultati, perché in questa città non ti aiuta nessuno. Attualmente il CEDAS vanta un numero consistente di tesserati, siamo circa 800, abbiamo circa 400 sono gli iscritti legati che fanno attività amatoriale, quindi della nostra azienda, degli altri circuiti industriali del territorio brindisino, quindi 400 praticanti sportivi a livello amatoriale, abbiamo circa 300 iscritti nella scuola calcio, 300 ragazzi iscritti nella scuola calcio, un centinaio nel tennis e un altro 60-70 che praticano il tennis tavolo. La struttura societaria è così composta: io sono il presidente, io mi chiamo Ino Guadalupi, sono il presidente, abbiamo un vicepresidente che si chiama Domenico Giannoccaro, i dirigenti sono Cosimino Palmisano, Marco Marinaro e Claudio Quarta, che anche, oltre ad essere dirigente dell'ambito del Consiglio di Amministrazione, ha anche il ruolo di segretario. Queste persone sono tutti dipendenti le persone che ho nominato sono tutti dipendenti dell'azienda Avio Group di Brindisi, della sede di Brindisi, e a titolo esclusivamente gratuito, anzi con oneri a carico delle persone, contribuiscono a tenere viva questa organizzazione e questo centro sportivo. La scuola tennis è gestita dal maestro Raffaele Ruggero, che anche lui è indipendente, la scuola tennis tavolo è gestita da Cosimo Montanaro, anche lui è dipendente. Volevo dire che la scuola tennis tavolo poi si avvale anche del contributo di una squadra, di una prima squadra importante, che con grandi sacrifici il nostro Montanaro è riuscito a mettere in piedi, ed è una squadra di serie B1 che partecipa a campionati nazionali con trasferte veramente di grande rilevanza e importanza dal punto di vista economico. Attualmente la scuola calcio è organizzata abbiamo cercato di dare un contributo importante all'organizzazione della scuola calcio proprio per perseguire quegli obiettivi che dicevamo prima, in termini di contesti, di preparare ragazzi a contesti importanti, qualora fra di noi facciamo lo sport per tutti, ma qualora ci fosse qualcuno con qualcosa in più, è nostro dovere prepararlo ad affrontare, a poter, come posso dire, ad avere la possibilità di sfruttare tutte le sue potenzialità. Crediamo di essere forse l'unica scuola calcio in Italia meridionale ad avere 8 allenatori col patentino della FIGC, 8 allenatori di base, abbiamo 10 istruttori di scuola calcio abilitati con i FIGC, e in tutto questo abbiamo instaurato un metodo di lavoro che ci è stato suggerito dall'Ecce Calcio, un metodo di lavoro che è quello delle squadre professioniste, abbiamo 2 istruttori per categoria, abbiamo dai piccoli amici, cioè dai ragazzi, dai bambini di 6 anni che stanno di prima, di seconda elementare, fino ad arrivare agli allievi che sono i ragazzi che quest'anno sono del 95, quindi che svolgono il secondo superiore. Tutte queste annate, tutte queste categorie si sviluppano con 2 istruttori in campo, con tutto il supporto tecnico possibile e immaginabile, ognuno ha un pallone in dotazione,
durante l'allenamento ognuno svolge la fase individuale e tecnica con attrezzatura specifica e altro, quindi in questa struttura, sul nostro lavoro non manca nulla per poter far crescere tutti, lavorare su tutti, ma dare la possibilità, semmai ci fosse, come speriamo, qualche ragazzo divinamente dotato, di dargli tutte le possibilità di lavorare e costruire anche la testa, che è l'elemento fondamentale poi dello sportivo di successo. Abbiamo arricchito l'offerta formativa anche della scuola calcio, quest'anno abbiamo voluto scommettere su una scuola portieri. La scuola portieri nell'ambito della scuola calcio, una scuola portieri specifica, non esiste diciamo a livello dei non professionisti. Noi abbiamo voluto scommettere su questo e ci siamo dati un'organizzazione che prevede di fare degli allenamenti mirati e specifici per portieri seguendo programmi che ci sono stati suggeriti, consigliati e concordati con le società professionistiche con cui ci ispiriamo nel nostro lavoro. Chiunque fosse interessato e incuriosito e volesse verificare di persona come sono organizzate le nostre sessioni sportive, le nostre sessioni di lavoro, il clima nel quale si svolgono queste sessioni di lavoro e il contesto nel quale si sviluppano educazione, rigore, disciplina e tutte quelle doti necessarie a svolgere la pratica sportiva prima e ad affrontare la vita poi successivamente da più grandi, da adulti, può farlo. Noi siamo in via Pellizza da Volpedo a Rione Sant'Elia, nel centro sportivo Ceda Savio, conosciuto da tutti ormai come centro Fiat Italia. Un risultato che ci riempie d'orgoglio è l'aver rappresentato l'anno scorso, essere riusciti a rappresentare l'anno scorso la Puglia a Coverciano al Grasshopper Festival, cui per la prima volta, per la prima volta una squadra, una società pugliese ci arriva per due volte di seguito. Eravamo riusciti ad andarci con i ragazzi del 92, ci siamo riusciti con i ragazzi del 2000. In sostanza, nell'ultimo anno della categoria Pulcini, appunto l'anno scorso con i ragazzi del 2000, abbiamo superato la fase provinciale, prima la fase cittadina, poi la fase provinciale, poi la fase regionale, scontrandoci con realtà anche di squadre professioniste come il Taranto, l'Andria, il Lecce, e siamo riusciti a tenere testa, a superare tutte queste società alla quali, devo dire, innanzitutto ci ispiriamo, no? Continuiamo a ispirarci, ma abbiamo avuto la grande, la grande fortuna e il grande orgoglio di tenere testa a queste squadre in questo torneo e riuscire ad essere invitati a Coverciano alla fine delle fasi eliminatorie a rappresentare l'unica squadra, a rappresentare la Puglia, e quindi abbiamo concesso ai nostri ragazzi di vivere tre giorni bellissimi nel centro tecnico federale di Coverciano, condividendo la vita con Lazio, Juventus, Inter, Roma, con società di questo livello. Ecco, questo veramente è una cosa di cui andiamo fieri, al di là del risultato sportivo, cominciano a essere i primi ritorni di un progetto importante che stiamo mettendo, del nostro modo di lavorare. Ecco, noi diciamo sono i primi ritorni del nostro modo di lavorare. Continuando la strada del confronto ai massimi livelli, siamo stati invitati, abbiamo accettato di partecipare al torneo che si terrà dal 4 al 7 aprile ad Agropoli, l'Agropolis Cup, un torneo internazionale che si svolge da 30 anni, dove ci saranno squadre arrivate da tutto il mondo, e noi saremo lì sempre con le categorie esordienti, quindi i ragazzi nati nel 99-2000, saremo lì a rappresentare la Puglia, ma anche l'Italia, cioè, insieme a società veramente importanti. E poi questa è un'anticipazione che non vogliamo ancora svelare, perché riteniamo di fare un regalo ai nostri ragazzi, non dico neanche la categoria. Siamo stati invitati a partecipare ad un altro torneo che si giocherà i primi di giugno, è un torneo dove giocheranno 4 squadre professioniste e 4 squadre dilettanti. Noi siamo una delle 4 squadre dilettanti invitate a partecipare ad un torneo che non svelo per non rovinare la sorpresa poi ai destinatari.